Buongiorno, buongiorno. Noi abbiamo, che avete capito che siamo già in diretta, la trasmissione comincia. Sono Francesco, c'è qui Ettore appunto per la trasmissione sul mondo celtico. Tanto finché Ettore si prepara con le sue carte, con quello che deve fare, io ricordo un attimino gli appuntamenti del mese di febbraio, che sono parecchi gli appuntamenti. Comincio appunto dal primo, giovedì 8 febbraio, ore 21, pub Imbolc, via Aureliana, Montecorvo Terme. C'è il Mut dei Pagani dei Vica del Veneto, il solito incontro informale, un luogo pubblico in cui ci si può incontrare, discutere, vedere e conoscere. Sabato 10 febbraio c'è la conferenza della nostra amica Laura Rangoni, l'abbiamo sentita appunto prima, ha confermato la sua presenza, perciò sabato 10 di febbraio Laura Rangoni presenterà il suo libro sulla magia dei Celti. Il luogo dell'appuntamento è l'auditorium di Villa Torre di Saonara, via Don Milani, presso le scuole medie. Ringraziamo appunto il comune di Saonara per l'impegno profuso, per l'energia messa, per la disponibilità offerta. Ringraziamo anche l'assessore della cultura del comune di Saonara che sulla conferenza scorsa è stato presente e ha portato il saluto dell'amministrazione e del suo assessorato. E ringraziamo appunto per questo spazio e avrete la possibilità di conoscere di persona Laura Rangoni. Sabato 10 febbraio, ore 21, Villa Tora di Saonara, auditorium, via Don Milani, presso appunto le scuole medie. Sabato 17 febbraio, a Verona, ora da definirsi, luogo da definirsi, c'è un incontro veneto-lombardo dei Vican, dei pagani veneti e lombardi. Sabato 24 febbraio, Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana, riaccensione del fuoco di Vestra e del fuoco sacro anche della regione Rumova, spento proprio il 24 febbraio di molti molti secoli fa. Quello di Vestra oltre 1000 anni, quello di Rumova soltanto da 600 anni. E noi abbiamo deciso all'interno del progetto di Un Giorno della Memoria Pagana di riaccendere questo fuoco. Se Ettore è pronto, diamo la parola a lui. Ah sì. Ecco, buonasera a tutti, che Dea Riiti vi porti tanta salute e abbondanza. E naturalmente ringrazio Francesco, ringrazio la radio che mi danno questo spazio, ma come ben sapete in un'ora si fa quel che si può. E ecco, come avete sentito, gli appuntamenti del mese di febbraio, Francesco però si è dimenticato di una cosa in cui noi come associazione Matta Ciancia ci teniamo in special modo. È stata confermata una rievocazione storica in costume dal comitato festeggiamenti di San Bruson di Dolo. Precisamente domenica 11 febbraio ci saremo noi come associazione, ci sarà il gruppo dei Venectia Victris, ci sarà un clan della Valtellina e Arian Rod, e poi pensiamo di invitare altri gruppi veneti, tra i quali Fiana Appalug, per chi li conosce è un gruppo che fa rievocazione storica. Ecco, io ringrazio ancora il Comune del Dolo che ha messo a disposizione qualcosina per il rimborso spese per questi ragazzi e non dimentichiamo domenica 11 febbraio in piazza San Bruson di Dolo tutta la mattina e il pomeriggio con una rievocazione storica. Bene. Beh, sai, ci sarebbe un sacco di appuntamenti, non tutti si possono elencare, io ho elencato i più importanti e comunque vedo che il mese di febbraio è abbastanza denso, insomma. Sì, e poi teniamo conto che è in cantiere un progetto abbastanza ambizioso per riportare il Patavium Celtic Festival a Padova. Ecco, speriamo che questa amministrazione, un'amministrazione comunale in un paese in provincia di Padova, ha promesso che collaborerà per riportarlo a Padova, questa meravigliosa festa che è stata fatta per 2 anni, un paio d'anni fa. Bene, io adesso volevo iniziare con una poesia, perché ritengo che sia una cosa essenziale, perché molta gente magari ha bisogno di sentirsi energeticamente così preparati. Questa poesia si chiama Scambio di energia e lo tratta da un libro scritto da un indios indiano d'America. Si chiama Ichu, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare in questa radio.
La poesia fa così: prendersi per le mani, non lasciarsi per niente. Cerchiamo di trasmettere le nostre energie. Abbracciati forte e di sfiorare tutto il corpo, urlare, lanciare parole piene di energia per avere questo contagio di calore che ci riscalderà per tanto tempo. Urliamo ancora, anche nel silenzio, accarezziamo il nostro essere. Le nostre braccia diventano raggi di luce che avvolgono tutto il nostro spirito. Gridiamo ancora nel silenzio, questa grande luce piena di energia ci abbraccia. La madre terra inizia a piangere di gioia, vedendoci così uniti, così abbracciati, con quel contatto diretto come quando lei ci creò. Bene, a volte c'è da meditare su certe parole. Vi volevo parlare, che l'altra volta non avevo fatto in tempo, anche se il periodo è passato, però magari molti di voi non conoscono il significato dell'albero di Natale nelle tradizioni celtiche. Il simbolismo dell'albero in senso generale si condensa su tre temi essenziali: scienza, forza e vita. Per i Celti gli alberi non sono mai stati oggetti di culto, ma visti sempre come la rappresentazione simbolica di determinate forze o qualità. Gli alberi per i Celti quindi sono sacri, ma non diventano mai oggetto di adorazione. Vengono bensì rispettati come entità che sono espressione del divino, come lo è la natura in ogni sua manifestazione, umanità compresa. Mentre gli alberi a foglie caduche rappresentano nel loro insieme la ciclicità della natura, quelli sempreverdi simboleggiano l'immortalità. E nell'Europa celto-germanica l'abete è legato simbolicamente alla luna e alla dea. Di conseguenza è stato associato alla nascita e alla fertilità. Nella tradizione bretone dice che nella foresta di Brocéliande, presso la fonte di Barenton, cresceva un abete su cui era solito arrampicarsi il druido Merlino per avere l'ispirazione, Awen. Lo stesso albero veniva anche usato dalle popolazioni locali come tramite per messaggi agli dei. L'abete in alcune tradizioni sapienziali, tra cui anche quella druidica, per la sua forma conica o piramidale viene considerato il simbolo dell'intera creazione, con alla base il mondo in cui viviamo e al vertice il punto originario. Le decorazioni che poi vengono messe sull'albero richiamano con i loro colori i vari livelli energetici del creato, analogamente al simbolismo dei sette cieli o dei sette gradini della scala divina, o alle sette sale del castello di cristallo, comune a molte tradizioni filosofiche e religiose. Naturalmente, nell'antichità e anche in tempi molto vicini a noi, per decorare l'albero si usavano pigne, uova dipinte, nastri o pezzi di stoffa colorati, e poi molti simboli di terracotta o legno, che facevano le veci delle attuali palline di vetro o plastica che adesso si mettono. L'albero è quindi una manifestazione archetipa della potenza divina che si estende all'interno del cosmo, e di conseguenza l'albero non appartiene solo a questo mondo, ma attraversa tutti i livelli cosmici che le entità hanno disceso per arrivare nella nostra attuale dimensione, per poi risalire dopo essersi evoluto spiritualmente per tornare al punto di origine. Al vertice dell'albero, contrassegnato da un punto lucente o da una stella, si dispiegano quindi i regni della creazione, con i loro vari e meravigliosi colori, per arrivare alla base dove vengono deposti i doni che rappresentano la manifestazione concreta dei nostri sogni, che sono simboleggiati dalle sfere o da altri oggetti simbolici colorati
che stanno più in alto. Da ciò ne consegue il valore simbolico di abbondanza e di fertilità, assimilabile a un altro simbolo appartenente sia alla tradizione druidica che a quella classica, ovvero quella del corno dell'abbondanza o cornucopia. La forma essenziale è sempre quella di un cono che parte da un vertice per allargarsi alla base, da cui escono tutti i frutti e i doni della divinità abbondanza. L'albero di Natale, come oggi viene chiamato, era associato al solstizio d'inverno con due valenze simboliche. La prima, che è più popolare, lo vedeva come portatore di abbondanza per le tribù e i clan, e nel momento più incerto dell'anno per quel che riguardava la sopravvivenza. Il solstizio d'inverno, chiamato nel mondo celtico Alban Artan, in termine traducibile come la luce di Artù, che si diceva che fosse nato proprio in quel giorno, e più, o più propriamente come la luce del nord, come riferimento alla costellazione dell'Orsa. È il momento in cui la luce solare raggiunge il suo minimo nell'emisfero boreale e la natura è completamente addormentata e sterile di frutti. Con la festa e l'albero veniva quindi esorcizzata l'oscurità e la mancanza di frutti della terra, celebrando nel contempo il ritorno della luce e della vita in essa associata. Il secondo significato era più mistico e indicava gli iniziati, il percorso dell'individuo dalla sorgente sino al nostro piano di esistenza, richiamando così l'origine divina dell'umanità che la rende responsabile del proprio destino e della sua evoluzione, indicata dalla risalita sino al vertice dell'albero. Naturalmente, il perdurare della tradizione dell'albero in epoca cristiana non fu ben visto dal clero, ma la sua diffusione in Europa era tale che non fu possibile sradicarla completamente. Dal XIX secolo poi, quando l'uso dell'albero venne introdotto alla corte di Francia, estendendosi poi alle altre corti europee, la sua diffusione tornò ad essere generalizzata, allietando ambienti e case d'ogni pace e risvegliando in ognuno gli archetipi dell'antica conoscenza. Sì, beh, sai, il tema degli alberi è uno dei temi più antichi e forse il più significativo. Basta pensare anche al discorso delle ninfe e tutte quante quelle entità, di quelle divinità che vivono dentro appunto un albero. Ricordiamo spesso le triadi e le amadriadi che sono legate nella loro esistenza all'esistenza dell'albero, e perciò recuperare anche i simbolismi dei vari alberi è un simbolismo fondamentale. L'albero di Natale purtroppo soffre del fatto di essere contaminato o coperto da una mitologia inventata di tipo monoteista, però in realtà è un rito molto più antico e molto più significativo, proprio perché esistevano riti di tutti i tipi in cui gli alberi erano il centro del rito. Bene? Bene. Adesso vi voglio parlare di come pensava Giulio Cesare per quanto riguarda il percorso druidico. Mm. Volevi dire qualcosa? No. Il grande Giulio Cesare. Giulio Cesare. Casomai, se poi accendi anche il telefono. I numeri sono 049 700 700 049 700 838. Mm. Allora, a proposito dei druidi, Cesare diceva: i druidi sovrintendono alle cose del culto, celebrando i sacrifici pubblici e privati, e si pronunziano sulle cose della religione. I giovani accorrevano a loro in gran numero per essere iniziati alla loro dottrina. E forse abbiamo già un ascoltatore che... Sentiamo. Sì, pronto? Scusa, Gabba. Ciao. È Giampaolo. Ciao. Ciao. Sono stato stimolato perché avete parlato praticamente del panteismo nordico, se non sbaglio, no? Ettore, più sai, Ettore tende a distinguere tra la Germania e la Gallia. Però io dico una cosa sola, io so di qualche cosa del panteismo germanico sassone, sì, che
ho delle prove un po' pratiche, diciamo. Nel 45, io sono del 39, nel 45 quando c'è stata la ritirata, sono passati qui davanti a casa mia, che abito sulla 47 statale, che viene su da Padova a Bassano, e quando sono passati di qua, sai che facevano pulizia di tutti i cespugli lungo la strada perché avevano, temevano imboscate, sì, eccetera, no? E c'erano appunto i carro armati Tigre che passavano su e che si sono ritirati armati fino ai denti, non è che si siano ritirati da pellegrini, eh? E allora facevano pulizia intorno, lungo la strada. Sono passati a casa mia, io avevo allora 6-7 pini, abeti bei grossi, centenari, lungo il confine così verso la strada, no? E adesso ne è rimasto solo uno in piedi, perché gli altri gli hanno tagliato i piedi, dico io, le radici per fare il marciapiede, no? E con la tromba d'aria dell'86 sono stati buttati in mezzo alla strada. Uno è rimasto perché è stato riparato dalla casa, no? Dal vento è stato riparato dalla casa. E ti voglio dire, quando loro sono passati su, che facevano pulizia, come ti dico, dappertutto, non hanno toccato i pini, avevano i pini, avevano i rami che toccavano terra, proprio tutti i rami, fino a terra avevamo lasciato noi altri, perché erano pini centenari, non hanno toccato un solo pino, hai capito? Beh sai, poi cambiano i tempi, perché adesso se uno va a Rosà trova gli alberi in acciaio. Bravo, bravissimo. ma quelli erano i cattivi, sai, sono passati sui cattivi, solo che c'è stato un imbecille che con il cioppetto da cater voleva fregare della moto di 750 giunta perché aveva le avanguardie e gli ha riso in faccia, hai capito? Con cioppo da cater che aveva, lo aveva fermato l'avanguardia, sì, ma di fatti meglio la moto. Questi qua io guardo in faccia e si è messo a ridere, gli poteva radere il suolo, perché quando il nemico si ritira facci ponti d'oro. Sì, no, ma vedi, l'importante è che esista una cultura di rispetto per l'ambiente che c'è attorno, insomma. Perché purtroppo l'ambiente è un bene prezioso a cui non possiamo rinunciare. Sai, la nostra cultura della devastazione del territorio, dell'ambiente, di tutto quanto è veramente terrificante. Ma per dirti comunque, cioè, se tu vai in questo periodo nel Brenta, che lo vedi in secca. Cioè, loro comunque sono legati alla natura a doppio filo, eh. Noi invece siamo più saputi di loro, abbiamo la verità, no, ma guarda, universale, purtroppo, quindi purtroppo sai, c'è un discorso che negli ultimi decenni l'attaccamento all'ambiente è venuto a sparire, perché se tu pensi la mola che c'erano sempre i contadini veneti per i fossi, la cultura dei fossi. I fossi adesso tutti quanti diventati delle fognature, tutti intubati, cioè. E purtroppo nei decenni, per motivi vari, questa cultura è sparita, certo. O è marginale. Comunque ti ringrazio per essere bene. Lì, vi saluto. Ciao Giampaolo, ciao. Ciao, ciao. Aspetta che sono andato. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao, ciao Ivano. Francesco, ciao Ettore. Ciao. Bene, volevo dare un saluto solo e vi ascolto. Bene, perfetto. Okay. Grazie. Ciao. Naturalmente la trasmissione ecco, sempre ascoltata. Fai insegnamento allora. Ah, beh, tranquillo, qua ho Giano, Gianuario, il calendario di Giano, tutti i nastrini, i nastri, con il miele e il faro, dunque. Bene, bene. È a posto quello. E il vischio che non manchi mai, Esatto. Bene. Okay, grazie Ivano, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, per ritornare poi a un discorso arboreo, per esempio per la casta dei druidi l'albero preferito era il sorbo selvatico. Poi io ho fatto delle ricerche, ho detto ma come mai che i druidi avevano come riferimento il sorbo? E poi si viene a scoprire, no, che il sorbo era legato alla bellezza. Cioè loro erano convinti che le bacche, le radici potevano ridare la bellezza al corpo, insomma, ecco. E questo è abbastanza interessante. Infatti qua dice
era indubbiamente il sorbo selvatico, che era l'albero preferito dei druidi, ed era sui rami di questo albero che i praticanti irlandesi dormivano allo scopo e poi per avere anche delle visioni profetiche. Anche l'albero poi del nocciolo era importante, come è dimostrato dal nome druidico Macquil, che significa figlio del nocciolo. E anche le tradizioni riguardante 9 alberi di nocciolo presso la fonte del fiume Boyne, i frutti del quale avevano un nucleo di sapienza. Bene. Sì, beh, sarebbe interessante fare delle ricerche o approfondire, di vedere come tante piante vengono ancora utilizzate in campo medico. Ad esempio, di alcune piante si scopre soltanto adesso la valenza utilitaristica dal punto di vista della medicina. Tutti quanti sanno che le grandi multinazionali sono in giro per il mondo in questo momento a cercare di recuperare tutte le tradizioni, tutte le usanze dell'utilizzo di piante, radici, erbe, proprio perché contengono una conoscenza, diciamo, medica incredibile. E le grandi campagne che stanno facendo in molte parti del mondo i contadini e le popolazioni per mantenere il diritto sulle piante che vengono brevettate dalle multinazionali come loro, sui principi attivi, insomma. Magari ci fosse una riscoperta, voglio dire, di queste antiche tradizioni. Ecco. Allora, per ritornando poi su come la pensava Giulio Cesare sui druidi, il loro gran numero per essere iniziati e la loro dottrina è molti, presso di loro sono un onore. Decidono infatti quasi tutte le controversie pubbliche e private, e se è stato commesso un reato e se è avvenuto un omicidio, se sorge una questione di eredità e di confine, sono ancora essi che giudicano, i druidi, stabilendo compensi e infliggendo pene. Se un privato o un popolo non si attiene al loro giudicato, viene da loro interdetto dai sacrifici. Questa è la loro pena più grave. Quelli che vengono colpiti da tale interdetto sono ritenuti empi e malvagi, e tutti li abbandonano. Tutti evitano di stare e di parlare con loro per non ricevere anch'essi danno a causa del contagio. Si agiscono per le vie legali, viene loro negata la giustizia e non viene loro conferito più alcuna carica. Cesare dice anche in che modo i druidi fossero organizzati. Tutti i druidi hanno poi un loro capo che gode tra loro di immenso rispetto. Alla morte di lui il suo posto viene preso da colui che tra loro eccelle in dignità, oppure ve ne sono parecchi di pari autorità, viene eletto dal suffragio dei druidi. A volte si contendono il primato anche con le armi. Qui convergono da ogni parte quelli che hanno cause, che poi si attengono ai loro decreti e sentenze. Si ritiene che la loro dottrina sia stata trovata in Britannia e poi di lì portata in Gallia. E in effetti quelli che vogliono approfondirla vanno generalmente a studiarla. I druidi non prendono parte alle guerre e non sono gravati da tributi come gli altri. Oltre all'esenzione dal servizio militare, godono l'immunità da ogni obbligo, attratti così da grandi privilegi. Entrano spontaneamente nell'ordine, mentre altri vi sono inviati dai genitori e dai parenti. Si dice che imparino una grande quantità di versi, per cui parecchi rimangono a scuola anche a 20 anni. Poi uno dei punti più importanti sottolineati da Cesare è: i druidi non stimano lecito affidare alla scrittura i loro insegnamenti, mentre quasi in ogni altra cosa, come i documenti pubblici e privati, usano l'alfabeto greco. Credo che ciò avvenga per due ragioni. Primo, perché non vogliono che le dottrine siano divulgate tra il popolo. Poi, perché vogliono evitare che quelli che imparano, fidando troppo sugli scritti, trascurano di esercitare la memoria. E suole infatti generalmente accadere che per abitudine di scrivere le cose non ci si sforzi più di imparare e di ritenere. Infatti io mi ricordo mio maestro delle scuole elementari, quando che ci faceva ripetere le poesie fino alla noia purché si imparassero poi a memoria. Penso
un'usanza che sicuramente pochi sono i maestri, i professori che insegnano ai ragazzi queste cose. Però sai, anche il saper leggere è fondamentale. D'altronde la nostra cara Dea Reiti nei suoi santuari si insegnava a scrivere, e allora avremo già una differenza sostanziale sul come tramandare le informazioni, le notizie, le tecniche tra i veneti e i celti. Come lo risolviamo questo dilemma? La memoria dei celti o la scrittura di Reitia? Tu cosa, come lo risolveresti? Beh, io essendo veneto preferisco la scrittura di Reitia, anche se mi piace poi navigare un po' sì, ma anche nel Pantheon celtico. Anche perché la scrittura è un atto magico, cioè nel senso, di fatti era all'interno dei templi perché aveva delle valenze, dei significati profondi. Cioè sì. Io non darei una valenza così negativa alla scrittura. No, assolutamente. Assolutamente, anche perché poi nel mondo celtico non è che non scrivessero, perché usavano i simboli, gli ogam, e là poi facevano riferimento tramite i simboli, magari un magazzino di idee, di scrittura, di connessioni fra una cosa e l'altra, insomma. I druidi, così essi chiamano i loro magi, non hanno nulla di più sacro di quello che sia il simbolo della quercia. Essi costituiscono boschi con le querce e non celebrano più i riti religiosi senza di esse. Il loro fogliame, così che risulta evidente che i druidi sono chiamati con riferimento dal mondo greco. Poi c'è Plinio, che il vecchio, che dice che una delle più diffuse e accettate descrizioni dei druidi sono proprio i loro querceti, e racconta: essi considerano tutto ciò che cresce su questi alberi come mandato dal cielo e segno del fatto che questo albero è stato scelto dagli dei stessi. Il vischio comunque è di assai difficile reperibilità. Quando viene trovato lo si coglie con una grande cerimonia, specialmente nel sesto giorno di luna. Essi preparano un sacrificio rituale o un banchetto ai piedi dell'albero e fanno avanzare due tori bianchi, le cui corna vengono legate per la prima volta in questa occasione. Un sacerdote abbigliato con una veste bianca sale sull'albero e con un gancio da potatura dorato taglia il vischio, che viene raccolto su una tela bianca. Subito dopo essi procedono al sacrificio delle vittime, pregando gli dei affinché rendano i loro doni propizi a coloro cui lo hanno concesso. Essi credono che, dato come bevanda, il vischio renda fertile qualsiasi animale sterile e che sia predominante contro tutti i veleni. Beh, sai, il vischio ha un sacco di tradizioni, un sacco di leggende, e perciò insomma è importante soprattutto nella mitologia appunto nordica in generale, perché nel presente mi sembra anche il vischio quel discorso di Baldr, il figlio di Odino. Ah sì, però poi là andiamo allora in area, siamo nell'Ottocento, Novecento, periodo dei vichinghi. Sì, beh, sai, la mitologia appunto germanica è un po' più articolare, si differenzia un po' da quella anche celtica. Bene, adesso vi voglio parlare di una cosa in cui noi il 14 aprile faremo anche una conferenza con l'amico Luigi Pellini, cui ha scritto il libro sull'elmo di Oppiano, il cappello dei magi, un copricapo rituale di un fulguratore etrusco. Allora, questo elmo, che poi chi avrà l'occasione di partecipare a questa conferenza, ha tutta una storia che lui descrive così. La forma conica, sormontata da un piccolo elemento appuntito, uguale al classico cipo etrusco, rimanda ad analoghi copricapi a punta tipici dei sacerdoti etruschi e italici. Copricapi conici e a punta fanno parte da sempre dell'iconografia classica di maghi, indovini, fate. La scena raffigurata sulla superficie dell'elmo consiste di una serie di figure di spiccato valore simbolico, rinvenibili in vasi con testi di arte etrusca ed veneta.
Sei personaggi sono raffigurati sullo sfondo curvo dell'elmo, grazie a ciò possono essere letti come sei figure che compiono un giro virtuale intorno alle fasce dell'elmo. Il numero 6 è ripetuto nelle sei fasce circolari che contornano l'elmo, ma se si contano anche gli spazi intermedi, le fasce o cornici diventano 12, compresa l'area delimitata al cippo apicale. Il 12 si riferisce ai 12 mesi dell'anno. Le sei figure, 5 cavalli e un centauro a lato, il centauro tiene per la coda il cavallo, davanti a sé, gesto che significa potere e controllo esercitato sull'animale. Il centauro così guida il corteo di cavalli, verso dove il centauro è alato. Le ali indicano appartentamente il monto aereo dello spirito. La meta dunque è un regno spirituale, non terreno. In un anno dopo, 6 mesi, si giunge al solstizio estivo, anticamente chiamato porta degli uomini o rinascita umana e terrena. Dopo altri 6 mesi si raggiunge il solstizio invernale, la porta degli dei o rinascita immortale. Il centauro o sagittario è il segno zodiacale che presiede il solstizio invernale. Il viaggio delle sei figure dell'elmo è verso la porta degli dei, la porta celeste verso l'immortalità. Il cavallo, frequentemente ritrovato in sepolchi etruschi, cretesi e micenei, veniva sacrificato nel corridoio funerario, quale privilegiata vittima offerta al mondo di Ade e di Persefone. La sua tipicità animale era destinata a placare le forze infere, coadiuvando così l'anima del defunto a staccarsi dalla dimensione infera e terrena e salire verso quella celeste. In sintesi, la scena sull'elmo può essere interpretata così: offrendo i giusti sacrifici, i cavalli di natura animale, alle divinità che governano le porte dell'anno. L'anima umana può liberarsi e volare, staccarsi dalla sfera terrestre, salire verso l'alto e grazie al potere del cibo generativo ottenere l'immortalità. Il cibo fallico è ciò che permette la nascita fisica, ma anche quella spirituale dell'anima. Per l'elmo, per il suo speciale simbolismo sacro, dovette appartenere a un sacerdote. Un sacerdote che conosceva il peculiare simbolismo del copricapo, astrale, zodiacale e metafisico, come un fulguratore etrusco le cui conoscenze e pratiche concernevano soprattutto la volta celeste, il calendario, lo zodiaco, i fulmini e ogni sorta di fenomeno celeste. L'elmo allora era il suo copricapo rituale, avente funzioni di propiziatore, il contatto con le forze sacrali della terra e del cielo. L'ambiente culturale da cui deriva l'elmo di Oppiano è quello della Dodecapoli etrusca del nord Italia, i cui principali centri furono Felsinea e Mantua, Bologna e Mantova. La regione si trovava a diretto contatto con la civiltà atestina, il cui epicentro era Este nell'VIII secolo avanti Cristo, poi fino all'età romana. La sua area si influenza e si estendeva fino a Rovigo, Padova e Verona. Oggi è l'area che corrisponde al Veneto e alla Romagna orientale. Qui confluivano le varie culture per integrarsi tra loro Celti, Etruschi, Appenninici, Veneti, Lirici e Greci. Convissero in questa regione e lo stile orientaleggiante dell'elmo di Oppiano e di altri reperti atestini, quali le situle, rivela un evidente e forte influsso etrusco già nel VII e nel VI secolo a.C. Non è a caso che nell'area etrusca di Romagna e Veneto, l'area periferica rispetto alla centralità tosco-laziale, abbia restituito alcuni tra i più rari e singolari oggetti di culto etruschi. Il fegato bronzeo di Piacenza e l'elmo di Oppiano, le rune etrusco-celtiche, i bronzetti di Este, si tratta infatti di speciali elementi di culto unici nella loro tipicità mai trovati in altre regioni etrusche, cioè Toscana. Ciò significa che nella regione Veneto e Romagna vi fu un fecondo scambio
per niente superficiale tra la cultura etrusca e quella nordica, il cui centro europeo di irraggiamento fu la regione balcanico-danubiana e celtica di Arnstadt in Austria. Un titolo anticamente usato per indicare i più alti gradi di nobiltà e virtù di un uomo è quello di cavaliere, per esempio i crociati, i cavalieri di Malta, i cavalieri da tavola rotonda, i cavalieri romano, erano la punta di diamante delle centurie e i principali rappresentanti dell'esercito alle origini della cavalleria romana ebbero un ruolo di primo piano i luceres, i cavalieri etruschi guidati da Celes. La figura del cavaliere, al di là delle contingenze puramente storiche, è simbolo di nobiltà morale, di elevazione, ma essenzialmente indica come l'essere umano si spiritualizzi nel momento di dominare la natura animale, ovvero di cavalcare il cavallo reso e mansueto e domo. Già nell'antica Grecia il cavallo era consacrato a Poseido, dio del mare e della terra e dell'oltretomba, il compagno della grande dea del mare Mediterraneo, prima dell'arrivo delle religioni patriarcali. Il sacrificio del cavallo veniva officiato nel lungo corridoio funerario, il dromos, che precede l'ingresso delle tombe ipogee. Una celebre tomba di Castro è nota come tomba della biga perché al suo interno, nel dromos, vennero ritrovati i resti di un cavallo sacrificato accanto a una preziosa biga. Ecco, per chi ha avuto la cortezza e la passione di andare poi al museo di Adria, la si vede chiaramente lo scheletro di un cavallo con la biga, ed è stato trovato praticamente così, evidentemente alla morte del padrone è stato sacrificato e poi sepolto. Anch'essa facete parte delle opere funerarie. Simili ritrovamenti sono attestati in altre antichità mediterranee. Da queste indicazioni se ne ricava che la spiritualizzazione dell'essere umano fu anticamente in connessione simbolica con la domatura del cavallo. Tale connessione è ulteriormente indicata dal simbolo del cavallo alato. Nei miti greci è chiamato Pegaso, figlio di Poseidon e di Chimera, antica dea del Pantheon matrilineare. Oltre a Pegaso, anche Hermes ha le ali ai piedi e sul copricapo. E alate sono anche le sirene etrusche o greche egizie. E tutte queste figure svolgevano un ruolo di accompagnatori dell'anima umana nel viaggio ultraterreno. Nel caso della figura umana con ali, raffigurata poi sull'elmo di Oppiano, molto probabilmente si tratta di un importante personaggio mitico ben conosciuto dagli Etruschi, ovvero il gigante cacciatore Orione, anche lui della razza dei Titani, figli di Gea e Poseidon. Orione anticamente era associato astrologicamente al segno dello Scorpione. A ricordare la necessità del rito sacrificale, il cui fine era di morire per rinascere, mettere le ali e volare, e divenire così un'anima liberata e immortale. Lo Scorpione segna il momento della morte vissuto come trasfigurazione e ha una connessione con l'annuale morte del sole alla fine dell'estate e all'approssimarsi dell'inverno. E la scena raffigurata sull'elmo di Oppiano indica essenzialmente la via sacra e sacrificale per compiere il viaggio ultraterreno dopo aver offerto agli dei di Ade il corteo di cavalli guidato da Orione, l'astuto cacciatore, divinità astrale dei popoli del mare. Per la sua accentuata forma conica e per il suo significato simbolico, l'elmo di Oppiano è in relazione analogica con un noto tumulo etrusco, uno dei più importanti monumenti dell'architettura sacra agli antichi Tirreni, la Cucumella di Vulci, che magari qualcuno di voi ha visitato. L'elmo e il tumulo hanno la medesima forma conica appuntita e non casualmente condividono una stessa simbologia,
concernente il viaggio ultraterreno dell'anima umana. La cucumella, quando agli inizi dell'Ottocento fu studiata dagli archeologi, ancora presentava la sua originaria struttura sul basso muro perimetrale, che girava in tondo. Intorno al tumulo erano collocate delle sculture di sfingi alate in stile etrusco, non dissimili dai modelli egizi, greci e mesopotamici. Se nell'elmo l'animale guida era il cavallo, nel tumulo è la sfinge. Il simbolismo è comunque analogo. Il cavallo rimanda i solstizi, così la sfinge, simbolo calendariale dell'antico zodiaco, è anch'essa in relazione alle porte solstiziali ed equinoziali. Quattro sono le porte dell'anno, come quattro sono gli animali che compongono la sfinge. Il tumulo e l'elmo risalgono a ambedue alla prima fase etrusca in Italia nell'VIII e nel VII secolo prima di Cristo. Secondo le diverse epoche, la sfinge fu associata al solstizio estivo oppure all'equinozio autunnale. La sfinge con corpo di leone e volto di donna è un classico motivo dell'iconografia egizia, mesopotamica, etrusca, greca e mediterranea in genere. Nell'architettura del tumulo di Vulci si riconosce la concezione sacra su cui si basava la struttura del monumento, costruito su tre piani o mondi sovrapposti. La parte sotterranea, il piano reale del terreno dove si trova un labirinto, e infine la parte alta del tumulo che termina coronata dal cippo, mondo infero, terreno celeste. E questo, guarda caso, sono i tre mondi cantati da Dante. Il percorso virtuale che attraversa e unisce i tre monti, la sacra via sacra, segreta perché invisibile, è la via che congiunge le forze celesti e quelle terrene, permettendo la rinascita ciclica degli esseri viventi, secondo il ciclo annuale, stagioni e cosmico. È la stessa via sacra a cui allude il simbolismo dell'elmo. Anche qui i tre piani o mondi sono in evidenza, anche se raddoppiati. 6 le figure del corteo di cavalli, 12 le cornici o fasce che contornano l'elmo. Il 12 era un numero sacro, 12 le regioni confederate, 12 le città-stato, 12 le comuni, che sono i sacerdoti, 12 le costellazioni, 12 le colonne dei templi tirrenici. Guarda caso, i riferimenti poi non erano mai a caso. Beh, sai, la presenza di tanti simboli così su un oggetto del genere è significativa. D'altronde si sorprende anche i dischi degli antichi veneti, i pochi che sono stati ritrovati sono sempre pieni di figure, di animali, di oggetti, e ci sono tantissime interpretazioni, cioè nel senso che anche ho visto un'interpretazione fatta di recente sul disco di San Pietro di Rosà, in cui le spirali vengono interpretate come dei carri. All'inizio dicevo, non so se l'hai presente, quello del disco di Paleo Veneto di San Pietro di Rosà, non so se l'hai mai visto. No. Praticamente c'erano quattro spirali, la prima interpretazione dice che erano delle spirali che richiamavano qualcos'altro, l'ultima interpretazione dice che sono praticamente le raffigurazioni delle ruote dei carri. Adesso cioè, vedi proprio c'è un'apparenza continua, insomma. Straordinario. Poi purtroppo sono passati ai cavalli, sono passati agli asini e la cosa cambia. Adesso in fase di studio anche il disco di Nebra, non so se ne hai sentito parlare. No. Beh, sai che hanno trovato anche un disco a Marostica. Su uno dei colli di Marostica hanno trovato un disco paleoveneto. Per caso, uno dei pochi ritrovati, è proprio un recentissimo, proprio questione negli ultimi due anni. Straordinario, chissà che venga restaurato, poi magari che riescano a trovarne poi anche il significato, sarebbe molto interessante. Purtroppo sai, i significati sono un po' ardui perché mancando degli elementi interpretativi uno deve lavorare anche con la fantasia. Io mi ricordo sempre una conferenza, un archeologo diceva le interpretazioni sulle cose sono cambiate, insomma, e anche lei stessa che lo studiava alcuni dischetto le ho cambiate in base agli elementi che abbiamo acquisito, insomma. Sì, basta che poi magari non lavorano talmente di fantasia che poi ognuno ci mette del suo e di veritiero poi non c'è niente, ecco. E lì bisogna lavorare sulla propria sensibilità, sulla propria capacità, sulle emozioni che anche l'oggetto ti dà e sul simbolo che ci ha raffigurato. Bene.
L'elmo di Upeano è di forma conica con un pomello schiacciato al vertice. Questo particolare è fondamentale per comprendere la sua funzione sacerdotale. Il materiale usato è di bronzo ed è tenuta assieme da rivetti, mentre il pomello è una fusione piena, a differenza di altri simili, tipo l'elmo di Cremona. Con questo studio si vuole tentare di chiarire a cosa servisse questo copricapo, cosa rappresentasse la sua forma, cosa indicassero i suoi disegni, chi lo detenesse e a quali specifiche funzioni fosse finalizzato. Oltre all'interesse per l'oggetto in sé, è utile far luce sui riti, sui sacerdoti, sui santuari, sulla modalità propria di espressione della sacralità religiosa di quei popoli che anticiparono la civiltà romana, auspicando così che persone autorevole e preparate in materia riprendano e approfondiscono il discorso. Come poi riferito, l'oggetto è istoriato con 5 cavalli più un animale strano, assomigliato a una sfinge o meglio a un centaurio alato, forse un cavallo Pegaseo, figura comune nel mondo arcaico greco, come presso poi tutte le religioni orientali. Non è sicuramente un elmo da difesa, dato che non si adattava al capo in maniera funzionale e adeguata, ma soprattutto era troppo leggero per proteggere il cranio da traumi. Si ritrova lo stesso copricapo indossato da divinità di varie religioni, anche quelle fisicamente e teologicamente lontane dal Mediterraneo, come le divinità itite, assiri e indiane, vediche, addirittura presso le popolazioni della Polinesia. Troviamo idoli rappresentati con capelli conici. Un copricato simile è riscontrabile su antiche statuine di sacerdotesse o di persone oranti, su maghi e fate, ma anche sulle donne che praticavano la stregoneria nel mondo romano e su imperatori sacerdoti con le stesse funzioni di un'antenna capace di captare o di inviare chissà quali energie o da assorbire influssi cosmici. Sicuramente segno tangibile dell'alto grado di elevazione spirituale di chi lo indossava. Anche sulla testa del dio Turmes, versione etrusca del dio greco Hermes, c'era un copricapo conico. Non a caso Hermes, o Mercurio, psicopompo, è colui che accompagna le anime dopo la morte e nell'espletamento di questa particolare funzione divina. Non è l'unica, comunque. Mercurio, psicopompo, è raffigurato in più occasioni non con il petto alato, bensì con un cappello del tutto simile a quello di Opeano. Ricordo la bellissima rappresentazione di Mercurio presente nell'emozionante Tempio Malatesiano di Rimini, poi nella cappella di San Gerolamo detta dei pianeti, che c'è un bassorilievo finissimo di Agostino di Duccio. In tutto il meridione d'Italia, ancora oggi, in occasione della Pasqua, sopravvivono delle processioni, retaggi degli antichi riti primaverili pagani di resurrezione dedicati agli antichi culti di Attis, Adone ed Osiride, esperienze a cui tutto il popolo partecipa ed in particolare i più coinvolti si incappucciano lasciando solo i due fori per gli occhi, come a trasfigurarsi ed immergersi completamente nel mistero della morte e della resurrezione. Anche il cappuccio stesso, la cui etimologia si ricollega al caput, così alla testa, ricorda il copricapo conico che in genere veniva posto sulla capa dell'iniziato, a cui erano stati tagliati o bruciati i capelli. Era questa una delle prove o imprese alle quali egli era sottoposto per essere ritenuto degno di far parte della comunità degli iniziati. Anche le donne etrusche portavano il tutulus, molto simile al nostro emmo, e gli stessi sacerdoti portavano un copricapo identico per forma, così anche la dea Flerzu e le sacerdotesse a lei votate. Inoltre all'alte fulgurale era gestito da sacerdotesse di cui Vecu o Vegue fu la capostipite. Quel cappello rituale, preparato ad antenna a forma a cipo, ma anche gli aruspici lo indossavano, come risulta dalle rappresentazioni e dalle statuine presenti nei vari musei etruschi, per rendersi conto di quale importanza e carisma fosse investita la tradizione dei fulgatores. Si può ricordare
che ancora nel 408 d.C. sopravviveva quest'arte proprio nel mondo etrusco, di cui si avvalse anche il vescovo di Roma Innocenzio per difendere la città dall'imminente invasione di Alarico. V'è corredassi i libri sibillini e vegoici che i romani sembra ereditarono dagli etruschi e conservarono gelosamente nel tempio di Apollo sul Palatino sotto la tutela della famiglia dei Scipioni, e che avevano la responsabilità di sottrarli a qualsiasi curiosità anche alle massime cariche dell'impero. Sono per fatti di estrema gravità o di grave pericolo potevano essere consultati, in modo che le loro istruzioni magiche potevano risolvere le grave situazioni incombente, però a nessuno era consentito di accedere e profanare i libri sacri, colmi di segreti pericolosi. I libri sibillini non erano di facile lettura e solo un corpo sacerdotale preparato all'uopo poteva praticare e attuare la magia che lì era scritta. 4 minuti, Ettore, che facciamo? E facciamo che qua sarebbe di continuare all'infinito, perché questa è una cosa che è molto interessante, però sicuramente chi parteciperà il 14 aprile a questa conferenza poi verrà esautorato di tutte le loro curiosità. Allora ricordiamo gli appuntamenti. Sì, io direi di ricordare gli appuntamenti, in special modo il 10 di febbraio alle sabato 10 febbraio alle ore 21 presso l'auditorium delle scuole medie di Villa Tora. Avremo con noi la giornalista Laura Langoni, che viene giù da Bergamo a presentare un ciclo di conferenze sui Celti. Presenterà uno dei tanti libri scritti da lei, che è La magia sui Celti. Parlerà anche di spiritualità e religione celtica. Poi appunto ci sono vari appuntamenti. Beh, il primo è che in ordine di data l'8 di febbraio, giovedì, a Monte Carlo Terme, che c'è appunto il pub, c'è cioè il pub Imbol, il mutuo dei pagani di Vican Veneti, ore 21 appunto a Monte Carlo Terme. Poi sabato 17 Verona, sabato 24 la recensione del fuoco, e per febbraio vedo che il calendario è pieno. Però io appunto, per chi ha intenzione di conoscere una persona veramente in gamba, che ha fatto moltissimo per far conoscere il mondo vicca, pagano, celtico in Italia, Laura Langoni, io invito tutti quanti a essere presenti sabato 10 febbraio, ore 21, auditorium delle scuole medie di Villa Tora di Saonara, in via Don Milani. Proprio perché ci sarà la possibilità di ascoltare Laura Langoni, io che l'ho sentita, che la conosco di persona da diverso tempo, vi posso garantire che è una persona che si ascolta molto, in maniera molto piacevole, e che è sempre ricca di informazioni, di notizie, anche perché non è un intellettuale, ma è una persona che queste cose le vive, le sente e vi partecipa, perciò non è un osservatore esterno ma interno a questa realtà. Appuntamento giovedì prossimo per la trasmissione. Io saluto tutti quanti gli ascoltatori, su internet trovate tutto. Vuoi lasciare qualche tuo recapito, Ettore, se qualcuno vuole contattarti? Sì, ecco, la cosa che poi mi sta più a cuore, visto che il Comune de Dolo, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti, ha organizzato per domenica 11 febbraio, dalle ore 10 in piazza San Broson di Dolo, una rievocazione storica in costume di Veneti antichi e Celti. E allora, che poi chi magari mi vuol trovare può venire a San Broson di Dolo domenica 11 febbraio. Bene, noi abbiamo finito, sono le 20 e ci sentiamo giovedì prossimo, e ricordatevi gli appuntamenti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.